quando è pronto. Senti, pronto. Senti Rina, se per caso fossi eletta, vai avanti, cosa intendi fare? Beh, iniziamo col dire senza il se. Oh, io faccio la domanda. Sì, sì, la mettiamo in questa maniera un po' simpatica, eccetera. Perché noi abbiamo scelto di partire proprio, anche con questa testimonianza, da quella che è la storia di Meda, l'origine. Meda nasce come città il 10 di dicembre del 1252 e proprio da questa strada passarono i cittadini medesi contenti, festanti, perché erano riusciti a trovare la mediazione con il monastero gestito da monache, da donne. E la figura di una donna in questa contesa elettorale, secondo noi, fa decisamente la differenza. Cosa faremo noi quando vinceremo e saremo al governo di questa città? Faremo delle cose molto semplici. Innanzitutto manterremo fede, parola, a quanto abbiamo scritto nel nostro programma. Noi saremo pragmatiche, saremo pratiche. Non attenderemo che altri vengano a Meda a fare scelte sul nostro territorio. Noi le stimoleremo, le provocheremo, le coordineremo. Saremo protagonisti di Meda, non saremo padroni di Meda. Non è possibile che ancora oggi a Meda si dica che non è possibile sistemare la rotonda di accesso a Meda, per capirci, quella che arriva da Seregno, che è sulla via Einaudi, eccetera, che è una rotonda piena di tutto quello che noi riteniamo si debba e poter buttare dai finestrini, mozziconi, sacchetti di pattumiera. No, non è così. Da lì si parte. La risposta che ci viene data è che Pedemontana dovrebbe, sempre usando il condizionale, risolvere anche questo problema di Meda. Pedemontana deve risolvere il superamento della ferrovia, il sovrappasso, sottopasso, quanto sarà nella zona nord, sul confine con Cabiate, via Trieste, la via Valseriana e quant'altro. Pedemontana deve fare delle opere compensative, il verde, eccetera, e quant'altro, sempre altre. Dimenticando, io penso e concedo le attenuanti che sia una dimenticanza e non una scelta scellerata, quando non si vanno ad applicare e a rispettare le leggi nazionali. Esiste una legge del 1992, definita la legge Rutelli, perché fu lui il presentatore di questa cosa, che imponeva a tutti i comuni italiani la piantumazione di un albero per ogni nato adottato nella città. A Meda non c'è stata questo rispetto. Recentemente c'è stata questa bellissima donazione da parte del CAI di Meda per significare i 75 anni di fondazione, di costituzione di questa realtà sportiva, una piantumazione sul confine est di Meda, in questo territorio, e dove dovrebbe essere poi costruita la scuola Don Milani, la scuola, una delle tante scuole di cui Meda può essere ben orgogliosa, una scuola che anche questa non ha avuto negli anni quell'attenzione che meritava, smembrata in più sedi e quant'altro, un iter per acquisire questo terreno, questa idea, questa proposta lunga negli anni, che però si concretizza chissà perché a 15 giorni dalle elezioni. Noi non siamo contrari assolutamente, anzi l'abbiamo avuto modo di dirlo, non in un modo provocatorio, in modo anche ironico come ci appartiene, ma ben vengano le elezioni, ma non vengano per ogni tutti gli anni. Tutti gli anni, ma no, noi abbiamo detto, ma anche come quando si fa il cambio armadio, ogni stagione, è perché vediamo un movimento di iniziative culturali, di sistemazione delle buche delle strade, di grandi progetti, di grandi cose, ma siamo contentissimi, un po' di fermento, anche perché Meda ha tanto arretrato, ha tante cose da sistemare,
persone che hanno fatto della politica una scelta di vita, ma anche una scelta professionale, legittima. 25 anni di consiglio comunale non sono pochi, sono anni in cui si sarebbero potuto avviare delle realtà in questa città. Ripeto, torno a dire, partiamo dal centro storico, che è sempre stato uno dei più grandi cavalli di battaglia del polo civico di Meta, da sempre, perché solo dal polo civico sono venute delle proposte concrete, non sono scritte. Un convegno che fu fatto qui in Villa Traversi, dove si ponevano le basi della necessità, ma anche si proponevano delle soluzioni. E noi eravamo comunque e siamo in minoranza. E noi ci torniamo ancora con forza a dire che non è possibile che un centro storico, uno tra i più belli della Brianza, non riesca a trovare una motivazione, un qualche cosa che dica è bella, Meda è proprio bella. Vediamo quando ci sono le iniziative tipo le ville aperte, la gente viene, ne viene anche tanta a vedere il nostro centro storico e rimane abbagliata, però la gente vede anche che c'è questa rizzata con delle pezze di asfalto, non esiste, vede questo muro che ci viene risposto che non è fattibile intervenire, non è vero, e se non è fattibile andiamo a fare le nostre battaglie, perché noi siamo convinti che è possibile. Prendiamo un altro esempio pratico che è stato realizzato recentemente, il muro di cinta della grotta di Piazza Cavour, sì. Vanto anche questo della storia medese, del 1928, non era fattibile, era privato, la cura, c'era sempre un perché. Si è riusciti veramente con una sensibilità, un'attenzione a trovare una mediazione su questa cosa. È una proprietà privata, giustamente, come è questa. Però la riduzione del muro di cinta ha consentito alla grotta di prendere aria, se passatemi questo termine, è stata valorizzata, viene vissuta da chi ha fede con una maggiore partecipazione, perché si passa e vedo tante persone che salutano la statua della Madonna con questo segno. Prima era lì rinchiusa e anche la piazza ha acquistato quest'aria, questa luce, questa televisione. Non ci è voluto tanto. E anche su questa cosa qui, noi non vogliamo fare i padroni a casa di altri, assolutamente, anzi difendiamo. Provate a immaginare l'ingresso del centro storico con delle aperture in questo muro, che sono fattibili. E questo consentirebbe di avere la visibilità, no? Anche visiva, non solo della clorofilla, delle piante, eccetera. Guardando in questo parco, il parco acquisterebbe davvero un valore, ma proprio un valore visivo, ripeto. Immaginate delle finestre, poi magari si può anche fare, la convenzione già c'è e non è mai stata applicata e attuata, però magari un'apertura una volta, tot come si apre la chiesa di San Vittore, si può fare un'apertura anche su questa cosa qui. E il recentissimo progetto, che non è un progetto, ma è una proposta, che è stata commissionata al Politecnico. Quando noi abbiamo saputo di questa proposta, detto, abbiamo scelto il top, esiste, e perché no? Perché Meda merita queste cose qui. Poi vediamo che questa proposta che è stata presentata, inizialmente in maniera un po' carbonaresca, diciamo, perché la riunione era riservata solo ai frequentatori politici del palazzo, per cui agli assessori, sindaco, agli assessori, la giunta e ai consiglieri comunali. I cittadini no, va bene, è una scelta. Poi abbiamo chiesto anche il perché la sera che c'è stata questa presentazione, riservata, segretata, va bene, ma il mattino dopo ci troviamo postata sui social, perché adesso si fa tutto sui social, va bene. No? Dal TVB ti voglio bene alle condoglianze e quant'altro, si è perso il rapporto personale umano. Su questo noi non siamo d'accordo, non siamo contro la tecnologia, però bisogna ancora mantenere questa cosa. Tornando a dire, abbiamo trovato postato sul social del primo cittadino, non in qualità di sindaco, ma di cittadino che ha tutto il diritto, la copertina, dico beh allora no, fatecelo vedere anche noi. Poi è stato postato nel sito del comune questa idea,
che è bellissima, assolutissimamente, sempre meglio del niente in cui ci troviamo, ma non è una risposta, secondo noi, a quelle che sono le necessità, le esigenze di un centro storico. È un bellissimo rifacimento, proposta di rifacimento della pedonalità, cioè ci sono dei giochi d'acqua, una fontanella dove c'era il pozzo, dove un circolo culturale medese da anni va a significare questi luoghi della memoria. C'è una fotografia antica ingrandita che è stata posta dove c'era una volta il Pozzo Bonelli. Ci saranno questi momenti di sosta, delle panchine, questi giochi d'acqua, che a Meda non è che secondo noi appartengono alla nostra tradizione. Ci saranno questi, va benissimo, questi alberelli che in autunno poi assumeranno con le loro foglie dei colori che invitano alla meditazione. È tutto bellissimo, però si ferma qui. Noi riteniamo che il centro storico inizia da qua. Il dibattito. Guardiamo com'è questa realtà qua. Andiamo su fino in fondo, fino a Piazza Volta. Una legge del 1942, perché qualcuno poi ci contesta di queste cose, però ci siamo comunque documentati prima di parlare, indica, suggerisce, impone che in ogni palazzo pubblico, in ogni piazza di città ci sia una collocazione di un'opera d'arte, una statua, un quadro, quant'altro, valorizzare tutto quello che è il nostro patrimonio. Altro esempio semplice, per spiegarci bene, la nostra vicina Cabiate, che doveva essere bombardata da chi c'era, che faceva il borgomastro e quant'altro, la nostra vicina di confine, alla piazza principale dove c'è il municipio, ha pensato bene, poi i gusti sono gusti, però ha pensato bene di collocare una scultura che rappresenta il trucciolo, il rigiolo, no? Il buscai, fatta, realizzata da un nostro grande concittadino, da un artista importante, Osvaldo Binotti, persona di tutto rispetto e di grande cultura. Non ci siamo riusciti a inventarlo per conto nostro, copiamo, non dico di Melli Buscai, però magari qualcos'altro a Meda possiamo davvero trovarlo, però questo è indicativo della sensibilità e dell'attenzione. Tornando al Corso Matteotti, che era la via di Sciuri, era via Vittorio Emanuele, prima di diventare il Corso Matteotti, c'erano le botteghe, i negozi, quelli veramente di prestigio, c'era la gioielleria, si veniva qui perché qui c'è veramente tutto quanto era possibile vedere, annotare e gustare. È diventata una cosa così spenta. Abbiamo la Curlunga, che è lì da 30 anni, e la Curlunga, a differenza di tanti altri cantieri medesi che sono fermi, bloccati perché ci sono dei contenziosi, ci sono i fallimenti, ci sono delle pastoie che sono in giro, che rallentano. Questa è una proprietà privata, e lì l'amministrazione comunale deve avere non la sensibilità, ma deve far valere politicamente il proprio ruolo. Innanzitutto la messa in sicurezza, perché questa è la cosa più importante. E poi sedersi e trovarne una, perché questo è il ruolo della politica. E questo è una delle tante cose che noi davvero veramente contrasteremo e cercheremo proprio di ridurre ai minimi termini, sarà la voce delle spese legali. Non esiste che un'amministrazione comunale debba andare in lite con i propri concittadini. No, perché lì è la rappresentazione massima, no, dell'interesse del cittadino. Per cui non ci deve andare in lite. Ci si trova, ci si siede, si discute e fino a quando non si trova la quadra non se ne viene. Uno di questi esempi in cui ci si deve sedere non da domani, ma da ieri è la Zocca. La Zocca fa parte della storia di Meda, è una proprietà privata. Guai a Dio dire faremo eccetera eccetera, ma è una proprietà privata che è tanto costata alle casse del comune, alle nostre casse, perché le casse del comune sono nostre, sono quanto ci viene richiesto come contributo, le tasse e quant'altro. Non esiste contenziosi che non servono a nessuno, alla proprietà che non può intervenire e la cosa viene abbandonata, a chi ne aveva proprio preso a cuore, tipo i pensionati che ne avevano davvero dato un senso di cosa si intende per la
la partecipazione, la condivisione e quant'altro. Per cui una delle cose che faremo da subito sarà proprio questo, venirne a una. Corlunga si chiama la proprietà, non si può dire proprietà, non puoi tenere questa cosa qui. Ci sediamo, parliamo, vediamo che interessi hai, che intenzioni hai, che problemi hai. Possiamo trovarne una mediazione su questa cosa qui? Da questa parte, nello studio del Politecnico, ci sono delle proposte di due corti che sono ormai, una fatiscente che è proprio, e l'altra invece, boh, non si sa bene, c'è l'ipotesi, c'è un'idea, c'è di tutto un po'. Però è mai possibile che questa realtà che da anni che lì trovi nell'ultimo consiglio comunale una postazione a bilancio di una cifra importante che noi non sappiamo sulla scorta di che cosa è stata stabilita, non lo sappiamo, di 300, più di 300.000 euro per l'acquisizione di uno di questi corti, e poi si avrà tempo, 6 mesi, per perfezionarla. Ma come puoi portare in termini strumentali all'ultimo consiglio comunale questa iniziativa? Senza un progetto, senza un'idea, senza nulla, e si deve alzare la mano. E noi non siamo quelli che alzano la mano perché ci dicono di alzare la mano. Noi come polo civico abbiamo davvero questa caratteristica, a differenza delle altre liste civiche che sono liste civiche farlocche, perché comunque trovano dentro i simboli, no? I simboli di partiti nazionali che nulla hanno a che vedere con la realtà locale, assolutamente. Noi non aspetteremo, non aspettiamo, e non ne sono mai arrivate, telefonate di segreteria che ci dicono con chi fare l'apparentamento eventuale, chi dobbiamo mettere a fare il presidente del consiglio o chi dobbiamo fare l'assessore a, che ne so io, ai giovani o quant'altro. Assolutamente no. Assolutamente no. Perché noi, la nostra squadra, è formata da persone capaci, persone che conoscono la realtà e soprattutto persone motivate da una grande passione, da un grande amore per Meda. Nessuno di noi lo fa per un interesse, nessuno di noi ha cose personali che deve sanare, oppure magari situazioni tipo i notai, no? C'era il nonno, il padre, il figlio e poi quant'altro. Però ci sta, è legittimo, nessuno dice, però ci sono anche delle forme di eleganza in politica, come i legami familiari, eccetera, che sono, sottolineiamo, per, non vogliamo essere fraintesi, che è tutto legittimo, però la politica ha delle regole, le regole che prima che essere politiche sono etiche, sono morali, sono anche di buon gusto, di buona educazione, di rispetto verso i cittadini. Non è possibile, non è possibile che ci siano queste conflittualità, nella maniera più assoluta, secondo noi. Meda 19.000 e rotti elettori, la maggior parte sono donne, e noi nella nostra squadra abbiamo 8 donne, tutte brave, capaci, motivate, e tutte che portano in dote qualche cosa. C'è l'imprenditrice, ma c'è anche la nonna, per cui ti porta tutto il suo bagaglio di conoscenza, di esperienza, sa quali sono le necessità delle famiglie, perché in questo momento gli anziani sono un supporto indispensabile per l'equilibrio delle famiglie, perché contribuiscono, accompagnano i nipoti, fanno tantissime cose. La cittadinanza attiva da parte degli anziani è una cosa di cui dobbiamo tenerne conto. Abbiamo delle giovani imprenditrici, abbiamo delle persone che arrivano da una cultura diversa. Queste cose sono la nostra ricchezza, questa è la nostra ricchezza che la portiamo. E poi abbiamo anche altri 8 uomini con delle storie, con un bagaglio di competenza, e lo sottolineo ancora, con una grande passione, perché se non hai una grande passione, tutto rimane fermo, tutto rimane carta, tutto rimane un detto, e non è così che Meda, veramente la riportiamo quella che è la sua giusta e identica posizione. Siamo una bellissima città, ci citano in tutto il mondo per il design, ma non è solo per il design, noi nasciamo ancora prima del design. La capacità imprenditoriale dei nostri nonni, che quando c'è stata la prima guerra mondiale c'era la crisi, e allora cosa hanno saputo fare questi nostri artigiani? I nostri artigiani hanno tradotto il loro sapere, la loro conoscenza, la loro capacità imprenditoriale costruendo le eliche in legno.
Noi abbiamo proposto anni fa che diventasse il simbolo della capacità del nostro Gianni, di collocarla all'interno del palazzo comunale. Quando è stata fatta la ristrutturazione ci sono queste assi che rappresentano il legno, che è la forza del lavoro dei medesimi. Mettere quest'elica fatta durante la prima guerra mondiale a significare appunto la capacità, e questo è il sogno che Meda vola sempre comunque alto, perché Meda ne ha la capacità. È rimasta, c'era un progetto, c'era la possibilità di, e subito la guerra, i nostri nonni hanno fatto le valigie, sono andati con il catalogo, sono andati in Francia, sono andati in Argentina a portare quella che era la nostra arte. Andiamo a vedere la fabbrica dei signori Lanzani. Non è una fabbrica, è un museo unico al mondo. 6.000 pezzi unici, 6.000 pezzi unici di seggiola. Ma questa è una cosa di cui noi dobbiamo essere orgogliosi, ma dobbiamo saperla anche godere e vendere e spendere. Il museo del mobile, il signor sindaco ha detto che era un'idea, un sogno nel cassetto. Noi non vogliamo che rimanga un sogno, perché i sogni al mattino quando bevi il caffè sono spariti. Noi vogliamo che trovi le gambe. Esiste l'opportunità, esiste la capacità, esiste un progetto. Un progetto pagato dai cittadini, messo lì, un altro dei tanti progetti fatti e messi lì. Uno di quei progetti che sono stati pagati è il piano urbano del traffico, che non era fine dire il PUT, è un piano del PUT, non è elegante, adesso poi usiamo anche tutti i termini in altre lingue, per cui è il piano di governo generale del traffico. Se noi l'avessimo applicato non ci troveremmo in situazioni che a volte sono di pura follia. I parcheggi privati che vengono considerati come pubblici per abbassare il numero, non esiste. Il piano urbano del traffico prevede anche il rispetto della legge Lunardi del 2005, che dice come devono essere le misure dei marciapiedi, perché i marciapiedi sono la garanzia di una vivibilità della città, e il rispetto delle barriere architettoniche delle donne, le nonne o delle persone che vanno con il carrozzino in giro per Meda. Arrivano in certi punti dove il carrozzino bisogna tirarlo giù dal marciapiede perché c'è un semaforo, e allora dove vai? Vai in mezzo alla strada e qualcuno ti suona, giustamente, perché ti dicono se sei balenga. Non esiste una cosa del genere. Noi possiamo e comprendiamo che magari nei tempi passati tanto al top, e perché no? Ma adesso sulle opere nuove che vengono inaugurate a 15 giorni dalle elezioni, non si può fare le cose di corsa, perché si fanno male. Andiamo a vedere in Via delle Colline la neostrada che va su per andare in Via Santa Maria. Il marciapiede termina veramente così, con l'abbassamento vuol dire che è un invito ad attraversare la strada proprio sulla curva. Noi non diciamo che è sbagliata, noi ci chiediamo semplicemente dove sta la progettazione, dove sta il controllo, dove sta il collaudo, dove sta la competenza, dove sta l'attenzione. Guardate quanti problemi in una punta che finisce in una curva. Io nella vita ho fatto altre cose, non sono un tecnico, assolutamente, però qualche volta quando mi riesce cerco di applicare il buon senso, e lì è mancato anche il buon senso. Non c'era bisogno che fossimo noi a segnalare, a postare cose di questo tipo. Una settimana fa c'era un tombino lì che traballava. E vabbè, capita, perché le cose, come le persone, subiscono l'usura. Ma se noi avessimo davvero l'attenzione al territorio, queste cose non dovrebbero, non dico succedere, non dovrebbero essere segnalate, perché automaticamente queste cose devono avvenire, automaticamente. Qualcuno mi ha deriso quando mi hanno chiesto cosa farò e come farò a fare il sindaco, se a tempo pieno o no. Io posso permettermi di fare il sindaco a tempo pieno. Io prendo la pensione dell'INPS, per cui non c'è nessun altro che mi deve mantenere, né la famiglia né altro, eccetera. E ci sto dentro anche abbastanza bene. Ho fatto la mia parte di lavoratrice e di conseguenza ho maturato quanto la legge prescrive che mi spetta. E allora io non ho nessun problema, dal lunedì mattina alle 8:30, al venerdì alle 14 quando chiudono gli uffici, ad essere lì
presente, ma non per un discorso di controllo, ma per un problema di servizio, di modo che non vengono più a casa mia o non mi messaggiano più nei social, eccetera. Perché dico questo? Perché dico questo? Perché se arriva una persona che ha una necessità di una risposta o di qualcosa, io da casa mia ho difficoltà, ma se io sono in ufficio, convoco la persona competente, responsabile, non pretendo la risposta lì, però che assuma veramente questa problematica e si impegni a risolverla quanto prima, perché poi sul mio quadernetto, no? Sul mio quadernetto, io scriverò su, evasa, spunta, fatto, eccetera, eccetera, con i tempi necessari che occorrono, perché non è possibile che esistano pratiche edilizie ferme, ferme, senza risposta. Possiamo citarne qualcuna? Opere importanti, ce ne sono, persone che attendono. Poi dopo magari, sai com'è, arriva qualcuno e dice, ah guardate che però se voi non date la risposta la mettiamo sul giornale, questa cosa, loro, lo spauracchio della comunicazione. No, non funziona così, bisogna avere innanzitutto il rispetto, perché il cittadino non è il servo, non è lo schiavo, non è il subalterno perché deve pagare le tasse e stare zitto, il cittadino è il socio, è il padrone di questa città e ha tutto il diritto di pretendere attenzione e il rispetto di quella che è la normativa. Se ti dicono che una licenza ha bisogno di tanto tempo, tu al cittadino gli rispondi, guardi che la sua licenza necessita di 6 anni di studio, ma glielo dici, non lo tratti a zero senza risposta. Questa è stata una delle grandissime, grandissime pecche di questa amministrazione, che se ne dica. 1215 eventi che sono stati fatti, è errato postare le cose dal nostro punto di vista in questa maniera, non si fa la conta delle cose che si fanno, si fa la conta della qualità, e la qualità non si conta, si percepisce, la si vive, la si gode, e di qualità mi pare a me che forse magari qualcosina potremmo anche dire, perché è un paese ed è giusto che ci siano anche tutta una serie di feste di paese, è giusto, ma non in una maniera che non abbia un suo perché, un suo per come, inserito in un contesto. Noi dobbiamo puntare davvero sulla qualità, sì. Perché Meda la qualità ce l'ha, da vendere e da spendere. Rina, io ti auguro di poter fare quello che vuoi. Sono però, giovane, Gaudenzio. Vedendo anch'io, ho fatto 30 anni di politica, però è inutile andare dietro, che in mano le cose è sempre qui, le inutili andare. Quella ha messo tutta la spina lì, quella ha messo tutta di là. Se non c'è il potere di svegliarli, e ti dico, l'Eden, quanti anni è che li l'Eden? Adesso glielo vengo da spiegare. Porco due. Gaudenzio, io l'ho spiegato tuo fratello già. Io le voglio tanto bene, ma le voglio bene davvero. Il problema non è che sono quelli lì, che sono quelli che delegano quelli lì essere lì e stare lì 25 anni. Lo so. Lì quelli 25 anni, quelli che dicono che va bene, che, scusatemi, ma ci sta, perché bisogna dirlo, tra moglie e marito non bisogna mettere il dito. Ho capito. Tra moglie e marito non si deve neanche fare un'intesa politica. Oppure la fai, perché politica no. Ma la fai pubblicamente. Ti dichiari, dici, ok, noi abbiamo comunque una visione comune della problematica e avanti o popolo. Legittimo. Però te ne assumi la responsabilità, non vai in maniera subdola a presentarti come opposizione e opposizione non ci sei, perché in democrazia un ruolo importantissimo, determinante, è la minoranza. La minoranza ha questo ruolo di verifica, di controllo, di suggerimento, assolutissimamente. Noi non siamo il partito del no o contro, perché noi, la nostra storia lo può dimostrare davvero in maniera concreta, sulle cose che hanno un senso, sulle cose che servono a città, noi ci siamo, non abbiamo il pregiudizio, e lo proponi tu perché sei tu, no, io, no, non funziona così la politica, funziona così un'altra cosa. Torniamo ai cantieri, e il cantiere va a toccare uno dei problemi che da sempre abbiamo a Meda, che è quello del superamento della ferrovia.
Benissimo. Adesso è arrivato questo calato dall'altro, come dicevo poc'anzi, no? La Pedemontana, la Regione, la Ferrovie Nord, e qui il Ministero e quant'altro, che sono non importanti, determinanti su queste cose qua. Però, se permetti, vieni, ti siedi, oppure io vengo da te e ti dico quali sono le necessità del mio paese. Io ci devo essere a decidere. Bene, allora noi vediamo, l'ho citato con la storia del semaforo poc'anzi, via Matteotti, passaggio a livello, sulla destra noi abbiamo l'esempio della follia pura. Abbiamo questo cantiere, chiamiamolo ex Eden per comodità di comprensione, che è lì. E la gente si dice, ma perché? Ma prima ancora di dire del perché, dice, ma perché c'è un pezzo di messa in sicurezza a filo, non marciapiede, a filo strada, che i pedoni devono scendere, andare su quell'arco, appunto. Di là c'è il semaforo e non se ne viene una. Non diteci che bisogna andare nel sottopasso, perché lì abbiamo un sottopasso che era costato 212 milioni alla collettività. Sempre delle persone che ancora adesso sono in amministrazione, non sono persone che non sono state calate, persone votate e di conseguenza hanno tutto il diritto di occupare i posti che occupano. Abbiamo questo cantiere è fermo perché nel frattempo è arrivata una normativa che disciplina le costruzioni, le edificazioni sulla scorta anche delle zone a rischio, e lì è stata mappata da chi ne sa, non da chi ha il pregiudizio o da chi ne ha interesse, è stata mappata come zona a rischio. Lì passa il torrente, lì sotto in Corso Europa passa un torrente, lì dovrebbero fare i garage, fare gli scivoli e quant'altro, non è fattibile. Per cui siamo lì in attesa che magari si prosciughi. E perché ha messo la gru? Si prosciughi il. Però nel frattempo magari gli chiediamo di arretrare. Oppure, come quello del semaforo, non è una roba che ci vuole il Politecnico, ci vuole il buon senso. In questo semaforo che è lì sull'angolo lo si rimuove e si chiede alla proprietà e si paga di poterlo agganciare, il semaforo, in alto appoggiato al muro, di modo che il disabile, la nonna col nipotino che esce dall'asilo e quant'altro, il semaforo lo osserva ma non c'ha il palo in mezzo. Poi andiamo oltre, nel palazzo che io personalmente, questa è una mia personale posizione, il palazzo più bello di Meda, lì andiamo a vedere quando c'è davvero la passione, perché lì è un palazzo privato, non è speculativo, non è stato messo sul mercato, no? Il palazzo dell'Orefice anche lì, che arriva da questo centro storico, no? Io me la ricordo la bottega della mamma dei signori Buzzi, sì, sì. Era veramente un bijou. Bene, questi signori, anche loro, avrebbero intenzione di sistemare la parte sul Viale Francia. Anche questi no, non è fattibile perché rientra in questa zona a rischio. Si penserà a un'altra soluzione, non lo so come si potrà. Andiamo avanti 200 metri, zona Lietti per capirci. Di là da Lietti c'è la proprietà Maspero, ex Maspero, eccetera. Beh. E anche lì si potevano trovare delle soluzioni. Invece no. Facciamo un esempio banalotto. Il Palio dei Ragazzi, che è da tutti, no? Osannato come l'unico evento della città che raccoglie tutti andiamo a vedere il Palio, sia i ragazzi dell'oratorio, sia quegli altri che non ci vanno, gli anziani, eccetera. E a fine manifestazione queste opere che vengono fatte nelle nostre botteghe, vengono bruciate, buttate perché non c'è uno spazio. Lì poteva essere un luogo, ci si mette d'accordo, per accogliere e conservare. È bel grande lì. E certo, lo so, non è fattibile, caro il mio. Non è, perché rientra nella zona a rischio. Se rientra nella zona a rischio, non mica detto io. Però andiamo avanti 150 metri, non 150 chilometri. Lì si farà quest'opera, che non si sa quando si farà, no? Però abbiamo 11 milioni che ci vengono dati dalla regione. Sì, ce li dà la regione, ma sono soldi nostri, sono tutti soldi che arrivano dalle nostre tasche. Ci sarà questa. Lì non rientra nella zona. Boh, perché? Se me lo dicono, è questo che noi chiediamo. Noi non siamo. Non abbiamo il pregiudizio di dire no, perché l'hanno proposto quelli lì e il MEPIAS no. No, non è questo. Noi vogliamo tornare ad essere protagonisti, convocare da subito
né Ferrovie Nord, perché sono loro che operano su queste cose, perché noi dobbiamo passare a casa loro, perché questa è una cosa sul loro territorio. E le Ferrovie Nord in questo momento, perché è documentato, non è un sogno questa cosa, come ho sentito dire, stanno lavorando sul raddoppiamento dei binari, sì, da Seveso a Meda. Là, verso San Pietro, ci sarà il rifacimento del ponte e lì poteva essere una soluzione che poteva, la facevano già loro, no, non la facciamo. Allora diciamo, signore Ferrovie dell'Onore, per piacere, possiamo sederci un attimo e ci dite, dopo che avete fatto questo raddoppiamento, perché il raddoppiamento trova valenza nel fatto che sono già arrivate e avviate tutte le pratiche di esproprio, i proprietari sono già stati avvisati che ci sarà questa cosa, per cui è vera, è reale, è fattibile. Gli 11 milioni sono lì come quei tanti soldi che l'altra sera in consiglio comunale sono stati illustrati come i soldi impegnati e sono lì, va bene. Ma sono tutti soldi che sono stati chiesti a noi. Allora, noi saremo per una gestione davvero precisa, pragmatica. Non chiederemo un euro in più ai cittadini che non sia motivato da un qualche cosa che si fa. Che si fa in un giorno, si fa in un mese, che si fa in un anno. Dipende da quella che è l'entità del progetto. Noi ai cittadini non andiamo a dirgli che quando ci sarà il sacchetto blu, ci sarà una riduzione, eccetera, eccetera. Siamo, non siamo in grado poi di confermare che quanto abbiamo detto rispondeva a verità, perché così non è stato. Allora vieni dallo Stato, a differenza di come dice qualcuno che abbiamo messo la possibilità di ottenere il 10% di riduzione sulla Tari. Falso, falso. Lo applica il Comune di Meda, ma su una forma di indicazione che viene data dallo Stato centrale. E lo Stato dice in questa cosa qui che è possibile anche arrivare al 20%. Però non lo diciamo. Perché non cominciamo a restituire in parte anche questa possibilità? Perché non andiamo a... No, dobbiamo vedere se funziona o no. No, non funziona così. Tu ti siedi, fai i conti e dici, attuando questa forma di domiciliazione bancaria, io posso magari puntare sul recupero di tanta evasione, perché c'è tanta gente che non paga la tassa sui rifiuti, non si sa perché, come quelli che buttano il sacchetto dalla finestra. Perché poi si arriva, noi su questa cosa qui non saremo degli sceriffi che andremo a non hai pagato la tassa, andremo semplicemente a verificare il perché e la motivazione. Se qualche persona ha un'impossibilità, non c'è problema. L'amministrazione deve essere attenta e vicina, a fianco di queste cose. Se invece c'è il furbetto che dice così, no, io al furbetto non glielo concedo nella maniera più assoluta. Gli affitti non riscossi per chi ha i locali di proprietà del comune. Andiamo a vedere perché ci sono queste. Sono situazioni di disagio, affrontiamole, affianchiamole. Se sono situazioni invece di cattiva gestione, perché la gente dice tanto, roba dal comune, roba del ministro, non è assolutamente vero. Io di mestiere ho sempre fatto quello che faceva i conti a casa degli altri. Tornerò ad affiancare gli uffici. E gli uffici, io mi sento di spendere una parola per gli uffici. Non è vero che gli uffici sono formati, composti da persone che sono lazzarone, disoneste, eccetera. Come anche qui. No, è sempre il vertice quello che determina la qualità delle cose. E se gli operai dipendenti del comune, perché è come se fosse un'azienda, non sono motivati, stimolati o considerati, la qualità è quella. La forza di un'azienda, sta nella maggior parte dei casi nella forza lavoro. Se tu il tuo dipendente lo coinvolgi, oltre che pagarlo, perché viva Dio, se non è un socio, comunque, se tu non lo coinvolgi nel tuo progetto, non dico che ce l'hai contro, ma non ce l'hai neanche dalla tua parte. Ma se il tuo dipendente vede che tu ci credi, che stai facendo qualcosa di bello, il tuo dipendente non ti dice c'è da venire a lavorare sabato o domenica perché c'è noi del mobile, non vai a dirglielo tu, te lo dice lui. No. Il coinvolgimento. Aria. Bestia. Allora ti do ancora 10 minuti, almeno chiudi come. Ma che prendi il raffreddore qua? Aspetta Maurizio qua. L'allergia! E
fermo. Mi è andato dentro. No, c'è il vaso. Mi è andato dentro un bosco, un calfiuro. Gesù. Io vorrei fare una cosa di questo tipo. Costo quasi zero. Costo perché continuerei di hotel in Bravituccio. Costo quasi zero. Ricostruire quello che è successo quel giorno. Bene, detto, fatto. Carta bianca dal sindaco di allora. Un grosso sostegno dell'assessore alla cultura di allora, che mi sostenne molto e che ci sta sostenendo ancora adesso, in volontà sua, gliene sono grata. Abbiamo messo in piedi una cosa che credo ancora tanti se la ricordino, no? 254 figuranti, tutte persone di metà, gente che non aveva fatto il teatro come me, motivati in questa cosa qui. Riviviamo questi anni. La ricerca dei costumi non erano le cose fatte così tanto al tocco, una ricerca fatta estremamente precisa e puntuale, era tutto fatto proprio a regola d'arte. Le monache e i costumi delle monache ci eravamo rifatti ai dipinti che ci sono all'interno di San Vittore, un dettaglio fantastico. Il parroco di allora sospese i vesperi quella domenica pomeriggio perché riteneva che fosse veramente un evento di grande coinvolgimento di tutta la città, in tutte le sue componenti. Bene, facemmo una rappresentazione incredibile. I carabinieri che gestivano l'ordine pubblico ci dissero che avevano partecipato in qualità di fruitori, di spettatori, dalle 4.500 alle 5.000 persone, arrivando poi da San Vittore fino giù in municipio, dove facciamo proprio questa trasposizione dai 750 adesso, i ragazzi delle scuole, la mostra che facemmo nella ex proprietà Baserga, qualche cosa veramente di unico. Ecco, noi siamo convinti che Meda queste cose qui le meriti, le possa fare ancora. E quindi è stata proprio davvero la dimostrazione che c'è qualche cosa. E la politica, io contesto alla politica il disamore. Quando ti dicono in tu ci stes, non è vero, io non sono uguale ai miei tre competitor, no, io sono una donna e di conseguenza non posso essere uguale a loro, anche proprio dal punto di vista... Manca la scuola della politica. Caro Gaudenzio, noi arriviamo da una forma diversa di formazione, eccetera, eccetera. Ma questo non vuol dire che dobbiamo buttare via tutto. No. Dobbiamo ricominciare a ricostruire alcune cose. Non puoi dire che Meda è sporca. È vero, è sporca, ma la colpa non puoi dire che è del comune. Il comune è colpevole perché non ha saputo far crescere una coscienza di appartenenza. L'esempio, cose di questo tipo. Andiamo a vedere in piazza Cavour, andiamo a vedere queste piazze che abbiamo fatto con la ricerca del materiale, delle macchie che non finiscono mai. Certo, se tu vai e ci mangi le patatine, può essere che cascano, non è che uno va lì apposta, ma questo vuol dire che non hai l'attenzione e la sensibilità, per cui la colpa non è del cittadino che è un broncione, no. Non è di quello che va in giro col cane, è che la politica non ha saputo coltivare e far crescere l'attaccamento, il senso civico. Una volta si diceva che la colpa era della scuola perché non c'erano più i corsi di educazione civica. Io non lo ricordo se quando andavo a scuola io 60 anni fa c'era educazione civica, però io cominciavo lì dalla mia mamma. La mia mamma alcune cose me lo diceva. Se ne spurca de fu de catua, comincia a netta su, anche se ti sei mica stata ti. Sì. Ecco, spesso dalla nostra via non passano perché dicono che è pulita. Io ci vivo, santa di quella miseria, mi sembra normale che io ne tenga conto. E poi l'allargo, perché questa, qui ci sono le mie radici, qui ci sono le mie radici. Io ebbi la fortuna, adesso qui parlo in termini personali, anche se non c'entra niente, di fare tantissimi anni fa un viaggio alla ricerca di un qualche cosa e non sapevo cosa fosse. E arrivai in Nepal, proprio sotto i grandi altipiani, dove c'è la natura che ti dice che tu non conti niente, perché questi paesaggi, queste sono fantastiche, e incontrai una sceta, queste persone che vivono in un mondo... e che mi guardò, ero da sola, faceva ancora notizia una donna che viaggiava da sola allora, senza conoscere le lingue, eccetera, però siamo riusciti a intenderci
e mi chiese questo signore, ma perché sei qui, cosa cerchi? Dico, guarda, io non so cosa sto cercando, ma sto cercando qualche cosa, del perché ci siamo, cosa facciamo, qual è il nostro ruolo, tutte queste cose un po' da... eccetera. Lui mi disse, la cosa che cerchi la troverai solo facendo gli stessi passi che hai fatto per arrivare qua. Per cui io sono tornata nella mia città, le radici, senza le radici la pianta non si regge, eh? E se non si regge non dà frutti, assolutamente. Possiamo mettere l'alberello di Aimo Vermondo, viva Dio se lo mettiamo come è nel progetto proposta del Politecnico, va benissimo, che richiama le due piante, spero proprio che non ci mettano i cinghiali però, che sono tanto di modo, però insomma se dobbiamo mettere lì per fare su una baracconata facciamo anche quello, non siamo contrari perché abbiamo davvero questa capacità a volte di volare un po' leggero, non siamo dei matoni, la nostra parte la faremo nella maniera più tranquilla, noi, la nostra squadra, ci saremo, perché la nostra squadra è l'amore per Meda per sempre. Io ti faccio i miei sinceri auguri, con non so cosa dirti. Non mi dica niente, va bene.